del suo tempo. L'Ateneo vuole continuare in questo investimento sul contemporaneo, vuole essere un punto di riferimento sull'arte contemporanea, lo fa con il proprio metodo, cioè quello di coinvolgere gli artisti ad un patto che in realtà non ci possa essere nessuna operazione di speculazione, non facciamo altro che finanziare le spese tecniche di realizzazione dell'opera, ma nessun compenso può essere previsto perché non possono essere distratte risorse rispetto all'impegno per la didattica e per la ricerca. Detto questo, ovviamente l'idea appunto di quella di costruire progressivamente un museo a cielo aperto, un'università museo puntando sul contemporaneo, è frutto di un percorso di tipo scientifico innanzitutto, perché da noi il contemporaneo è innanzitutto ricerca scientifica ed è didattica con il corso di laurea in arte, musica e spettacolo, ed è un momento anche per rendere più bello e più funzionale, più, come dire, anche per far vivere meglio tutti gli ambienti del nostro campus. La scelta del tema non è casuale, perché io assegnai, diciamo, a Maria Passaro, che è stata la curatrice dell'opera, un tema che era quello del tempo e farmi avere delle proposte progettuali. Quando vidi il bozzetto di Lucio Perone che voleva descrivere una meridiana, fu subito la scelta, ricadde in pochi minuti, in pochi istanti su di lui. Un'opera bellissima perché da un lato guarda al passato e vede il tempo, diciamo, con una visione, attraverso degli occhiali che siano, diciamo, rimanda all'antico, ma nel contempo una visione molto, molto pressante del presente, anche quando è faticosa, perché l'impegno è decisivo in tutto il percorso degli studenti di fare in tempo gli esami e concludere il loro percorso universitario, che guarda con prospettiva a quello che deve essere il futuro, partendo dalla piazza più bella, la piazza simbolo del nostro Ateneo, la piazza del sapere, che è anche la piazza, diciamo, più frequentata dai nostri giovani e che oggi avranno modo di vederla arricchita e impreziosita da un'opera d'arte di rara bellezza. Beh, mettiamo in luce